Siamo a ridosso delle elezioni europee e tutti si stanno chiedendo: ma Hellblade 2 girerà sul mio PC? Wayla, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video per parlare oggi di Hellblade 2. Affronteremo due discorsi che sono un unico discorso, ma li affronteremo in due sezioni separate. La prima è relativa ai requisiti PC che sono stati palesati da Ninja Theory per vari livelli di gioco e di dettaglio, e andiamo a vedere un po' cosa richiede in termini di risorse il prossimo, forse, capolavoro di Ninja Theory, un videogioco sul quale Xbox sta veramente investendo tantissimo. E poi andiamo a parlare dell'aspect ratio, ovvero del formato in cui è stato sviluppato questo Hellblade 2, un discorso che penso lascerà non felicissime un po' di persone. Quindi direi di buttarci subito nel discorso principale, ovvero i requisiti PC minimi e massimi che richiederà questo Hellblade 2. Abbiamo quattro livelli diversi che ci sono stati detti, ovvero un livello minimo, medio, raccomandato e molto alto. Andiamo a vedere i vari livelli e poi vi dico cosa ne penso. Partendo dal livello minimo di dettaglio, quindi giocando a livello minimo di dettaglio e in Full HD, ovvero 1080p. In questo caso si richiede un processore i5 8400 e una scheda video 1070. Come vedete, vi lascio anche tutti i dettagli, anche di AMD. Io vi parlo di Intel e Nvidia perché sono quelli sui quali ne capisco di più. Onestamente su AMD non conosco bene i modelli, non vi darei un'informazione completa, ma chiaramente potete farvi un'idea se voi avete montate nella vostra build AMD se il vostro PC può supportare o meno questo videogioco. Poi abbiamo 16 GB di RAM, questo è uguale per tutti i vari livelli di dettaglio, e 70 GB di storage. Andiamo a livello medio, quindi dettagli medi, sempre però Full HD. Abbiamo un i5 9600 e una 2070, RTX 2070. Dettagli alti a 1440p, quindi Quad HD 2K, i7 10700K e RTX 3080. Questo è il livello di dettaglio e di risoluzione che interessa a me personalmente, e ci rientro a stento, cioè nel senso io ho una 3080 e siamo lì. E poi livello molto alto, quasi gioca al livello di dettaglio alto in 4K, secondo me probabilmente non a 60 fps, ma questo ne parliamo dopo, i5 12600K e RTX 4080, quindi non la scheda video massima che esiste al momento sul mercato, ovvero la 4090, ma ci siamo quasi. Allora ragazzi, considerazioni generali. Per quanto riguarda lo storage, 70 GB direi che è normale. Abbiamo visto anche videogiochi, ma per lo più open world, da 100 GB. Però 70 GB per un gioco così ambizioso in termini tecnici ci sta. Anzi, probabilmente se fosse stato più lungo, più vasto, visto che il Blade 2 si dice che sarà un po' più contenuto in termini di ore di gioco, in termini anche di ambientazioni, probabilmente sarebbe stato molto di più. Credo che queste due caratteristiche, ovvero il fatto di essere un po' più contenuto sia in termini di lunghezza che di vastità del mondo di gioco, abbia agevolato il team a mantenere 70 GB anziché 150. La RAM, devo dire che ancora ci manteniamo per tutti i livelli sui 16 GB, quindi vuol dire che ancora non siamo passati in termini di risorse ad aver bisogno di 32 GB se il Blade supporta e riesce a girare anche a dettagli alti in 4K a 16 GB. Questo è ottimo. Analizzando i processori, la cosa che mi salta all'occhio è semplicemente il fatto che è tutto molto abbordabile. Comunque a dettagli molto alti, quindi la fascia enthusiast del gioco ha un 12600K, che non è l'ultima generazione sul mercato, quindi significa che comunque è abbordabile un po' per tutti. Chiaramente sulle schede video, dove ci soffermiamo maggiormente, cosa notiamo? Che per giocare a dettagli molto alti, al massimo della qualità, abbiamo bisogno di una 4080. Ad oggi 4080 e 90 ce l'hanno veramente una minoranza dei giocatori PC, quindi è un requisito veramente molto alto che potrebbe essere raggiunto da poche persone in percentuale rispetto al totale dei giocatori, e questo dispiace. Poi bisogna capire, come dicevo prima, a quanti frame andrà, perché un'indicazione che non abbiamo in questo pannello, che è comunque molto dettagliato, sono generalmente i frame che otterremo con queste caratteristiche del nostro PC, della nostra build. E come sapete, i frame non sono mica qualcosa di irrilevante. Io per esempio, che punto con la mia 3080 a giocare a 1440p e dettagli alti,
Magari dovrà abbassare qualcosina per avere una maggiore fluidità, questo non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che nel pannello stesso c'è scritto che verranno supportati dal videogioco il DLSS 3, FSR 3 e XSS 1.3, che andranno ad aumentare il frame rate in qualche modo, no? Però bisogna capire come funzionano, perché il DLSS è vero che è supportato non solo dalla serie 4000, ma la serie 4000 ha il DLSS più avanzato, quello tecnologicamente più ottimizzato, e quindi beneficerà maggiormente del DLSS. Un'altra cosa importante da vedere è che giocare al minimo a 1080p richiede una 1070, un requisito, vorrei dire, quasi clamoroso, cioè che con una serie di 3 generazioni fa, ovvero la 1070 con una scheda video di 3 generazioni fa, sono 3 generazioni, sono passate, comunque lo studio di sviluppo ci dice potete giocare al minimo, quindi 1080p, dettagli messi preset al minimo. È qualcosa che comunque mi ha lasciato piacevolmente sorpreso, ma non vorrei che questo possa essere un'arma a doppio taglio, perché qualcuno può pensare magari di riuscire a giocare con questa build a Senua Saga e poi si ritrova invece ad avere frame rate molto basso nonostante i dettagli siano veramente bassi, quindi ad avere un'esperienza di gioco che visivamente non ti restituisce quello che ti restituirebbe con una build di maggior livello, e anche a livello di fluidità potrebbe essere un po' bassina. Insomma, bisogna capire cosa intendono loro per esperienza di gioco minima, cioè che il gioco parte oppure che il gioco sia godibile. E, insomma, se avete una 1070, io comunque non vi consiglierei di giocarlo su una 1070 questo gioco. Se in alternativa avete un Xbox, forse andrei con quella. Passando adesso al secondo argomento, ovvero l'aspect ratio, che sarebbe il formato in cui il videogioco è stato girato, la videocamera di gioco per così dire. In questo caso Ninja Theory, che sta pubblicando degli aggiornamenti ogni giorno su X, l'ex Twitter, e ha pubblicato questa foto in ultra wide bellissima che vi mostro, in cui si vede veramente il videogioco con una videocamera in ultra wide che dà un effetto straordinario. E giustamente qualcuno ha chiesto: ma sarà tutto così il gioco in ultra wide? Perché in quel caso come si vede, come sembra negli schermi normali, per normali intendendo quelli in 16 noni, no? Che sono quelli maggiormente diffusi ancora oggi. E Ninja Theory ha risposto che la camera è anamorphic, non so come tradurlo in italiano, con un aspect ratio di 2.39:1. Questo aspect ratio sarebbe quello cinematografico, se ho capito bene, informandomi un pochino, ed è molto simile a un 21 noni, a un aspect ratio 21 noni. Ora, io ho un monitor e gioco su un monitor 21 noni, non potrebbe farmi più piacere diciamo questa notizia di così, ovvero il fatto che verrà non solo supportato il 21 noni, ma sarà anche il formato quasi base, visto che il 32 noni è ancora più lontano dal diventare uno standard nel gaming. Ma per tutti quelli che hanno un 16 noni, ci dice Ninja Theory che avranno il cosiddetto effetto letterbox, ovvero quello con le bande nere. Ora, non so se avete presente, ma se voi andate a giocare in un monitor 21 noni un videogioco che non lo supporta e che quindi è solo in 16 noni, è previsto solo in 16 noni, avrete delle bruttissime bande nere ai lati del monitor. Viceversa, in questo caso c'è il problema opposto, cioè il videogioco è girato con camera ultra wide e quindi se lo fate girare su monitor 16 noni avrete le bande nere non orizzontalmente ma verticalmente, quindi sopra e sotto. Questo potrebbe dare fastidio a qualcuno, conferisce un effetto molto cinematografico. Per farvi capire, è la stessa camera, lo stesso effetto che c'era di base su The Order 1886. Magari vi lascio uno screen o un breve video per farvi capire come verrà, e vi faccio vedere anche come si vedrà appunto Hellblade 2 su monitor 16 noni, in formato 16 noni, ovvero con le bande nere sopra e sotto. Quindi questo, per chi ha un monitor 21 noni, è ottimo. Per chi non ce l'ha, ovvero la maggior parte ancora dei videogiocatori, potrebbe essere in qualche modo fastidioso perché non avranno un vero e proprio full screen. Questa risoluzione infatti
in 21 noni, pur non essendo proprio 21 noni, ha un ottimo effetto, mentre invece, come dicevo, su 16 noni ha le bande nere sopra e sotto, quindi l'effetto letterbox. Detto questo, ragazzi, che dire, siamo veramente vicini all'uscita di Hellblade 2, che uscirà il 21 maggio, quindi ci siamo, non credo ci possano essere problemi di rinvii, ormai che siamo veramente a ridosso dell'uscita, e vedremo effettivamente quante risorse richiederà al nostro PC, soprattutto in termini di fluidità, come vi dicevo, che non abbiamo visto, non sappiamo da queste specs che ci sono state date appunto da Ninja Theory. Sarà importante vedere quanto bene girerà, quanto sarà bello visivamente, ma quanto sarà effettivamente giocabile, perché se da un lato hanno spinto tantissimo sulla tecnica bruta, sulla grafica vera e propria, dall'altro un videogioco deve essere comunque fluido, giocabile, e quel compromesso tra grafica e fluidità, e quindi performance, deve essere sempre garantito, secondo me, al videogiocatore. Sta di fatto che se avete una scheda video 1070, in teoria, molto in teoria secondo me, potreste giocarlo. Fatemi sapere in un commento cosa ne pensate, sia dei requisiti per giocare appunto Hellblade 2 sul PC, e sia sull'aspect ratio, sulla scelta un po' controversa, visto che ancora il 21 noni è una minoranza, di rendere il gioco appunto in ultra wide di base. Mi raccomando, lasciate anche un like ed iscrivetevi al canale per supportare tutti i miei contenuti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti, ragazzi, ciao!